Buongiorno ragazzuoli, bentornati. Allora, oggi volevo fare una cosetta differente. Voi direte che vuoi fare? Volevo riprovare il metodo del face lathering, ovvero quello del montaggio in viso col pennello, e volevo anche non utilizzare il pre-barba, quindi direttamente la crema. Che cosa vado ad utilizzare quindi? La Palmolive verde al mentolo, come aftershave la lozione questa verde pro raso. Come la mette le Wilkinson queste qui gialle, economy, sono 5 lame, le ho pagate 70 centesimi presso un negozio di cinesi. E infine rasoio Seagull che ho preso alla Conad. Come pennello vado ad utilizzare l'Omega questo qua in setola, non so se vedete, ok sì, eccolo qua, in setola. Finto tasso. Utilizzo la setola perché essendo un pochino più dura rispetto sia a cavallo che a tasso, secondo il mio modesto parere dovrebbe risultare più efficace per il montaggio appunto in viso. Allora, la cosa fondamentale di questo metodo è il viso bagnato. Già l'ho bagnato in precedenza, infatti ancora sto sgocciolando. Mi raccomando, acqua calda che apre i pori. Dato che non utilizziamo il pre-barba, per dare un trattamento iniziale, potremmo fare di questo per dire. Dare una passata così col pennello, in modo tale da comunque cominciare a massaggiare un pochino la pelle. Allora, oggi vorrei mettere la crema dentro al ciuffo del pennello. Quindi, stappiamo la crema, ciuffo del pennello, bello umido, con ancora un pochino di acqua dentro. Mettiamo un po' di crema al suo interno. Vedete? Neanche troppa. Poi comunque, adesso vediamo come comincia a montare e se è troppo secca ci regoliamo. Cominciamo. Una bella calda col fatto che il pennello è stato appunto ammollato in acqua molto calda. Schiuma abbastanza liquida, non pensavo venisse così liquida sinceramente, pensavo che venisse un pochino più secca. Pennello che sta così e cominciamo con la rasatura. Vediamo come si comportano queste Wilkinson. Cominciamo. Scivola molto bene. Raga, non so perché, ma c'è una sensazione strana. Sembra che scorre molto meglio così, senza pre-barba, che quando lo metto. Boh. Magari esauriamente? Che ne so. Comunque, a taglia taglia, e manco poco.
Pelle morbidissima, nessun problema per ora. Boh, continuiamo, diamo un'altra insaponata, ma comunque. Questo del face lathering è un metodo che sinceramente non ho usato molto, come penso avete visto anche dai video. Anzi, in video mi sembra che non l'ho proprio mai usato, perché sinceramente a me piace mettermi lì, montare in ciotola. Però è efficace. È efficace lo stesso. Certo, quello della ciotola poi diventa un rito. Però anche così non è male, anzi, assolutamente. Se avete l'impressione che la schiuma sia troppo secca, potete bagnare la punta del pennello dentro un pochino d'acqua. Poco però, perché sennò poi vi comincia a colare tutto addosso. Vediamo, eh. Ho semplicemente messo dell'acqua nel palmo della mano e ho fatto di questo. Guardate già come cambia. Già scorre molto di più il pennello. Poi non so voi, ma se non l'avete provata la palmolive verde, regà, compratela. È una cosa che mi piace tanto, 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 tanto. La preferisco molto di più alla Proraso verde, ma per me non c'è proprio paragone. Poi è chiaro che ognuno ha i gusti suoi. Seconda botta. Wilkinson che si stanno comportando benone, eh? Non credo che siano le stesse che vengano fornite col Wilkinson Classic, perché comunque il pacchettino cambia. Questa, hai visto, c'ha la scritta gialla e si chiamano Economy, quella su quelle nere normali. Però, così, tutt'altra lametta proprio, eh? Poi io, non lo so. Il fatto è che oggi magari ho combinato che non ho usato il prebarba, ho montato in viso, sto usando queste. Non so se c'entra qualcosa, però comunque. Boh. Se sta comportando tutto bene oggi. Allora, mo facciamo la prova del 9. Non mi sembra di essermi irritato, Però, prova a rimontare un altro pochino di sapone per sentire se brucia. Vedete, per dire così, la schiuma è secca. Però, dato che mo comunque non devo più rasare, mi va pure bene. È solo una prova per sentire se c'è irritazione o meno. E fortunatamente non c'è. Per
pennello in setola veramente versatile per fare il face lettering perché, come ho detto prima, rimane bello compatto, bello duro. Però poi quando dovete andare, apri, vedete. Soddisfatto. Sciacquo la roba e me la vado a sciacquare io. Bene, rieccomi qua. Pennello sciacquato e asciugato. Comunque, anche se è abbastanza piccolo, questo c'è un bel ciuffo. Vi faccio un esempio col 48. Comunque, per rientrare tra quelli piccoli, anzi, fin troppo grande è. La sequenza lavorava anche molto bene. Allora, irritazione pressoché nulla. Non so veramente se oggi mi ha detto bene o è stata l'accoppiata di non mettere il prebarba, di utilizzare queste e demonta in viso. Sinceramente non lo so, dovrei fare più esperimenti in altre sbarbate per poter comunque tirare una conclusione. Ma vabbè, mettiamo la lozione pro raso. Oggi tutto in tema mentolato. Ragazzi, soddisfattissimo, veramente soddisfatto. Non mi aspettavo di azzeccare la prima botta un risultato così buono. After messo, anche questo è molto buono. Ha una particolarità però, non ha la stessa profumazione ad esempio della crema o ciotola verde pro raso. Per trovare la stessa fragranza dovete invece comprare la crema liquida, perché questo qui è quello alcolico, che ha un'altra fragranza. Molto buona comunque. E forse già comincia ad avvicinarsi un po' di più a quella della Palmolive. Veramente contento del risultato ottenuto. Pelle morbidissima. E pizzetto lo lascio perché, vabbè, lo sto a far crescere. Non lo so, dovrei fare altri test più là per capire bene se è la combinazione o se ho solo un elemento. Ma vabbè, tanto lo scopriremo insieme perché continuerò a fare video. Le conseguenze, raga. Stamattina ho visto, siamo a 80. Meno male. Molto felice di questa cosa. Veramente molto felice. Quasi 100, non so pochi, eh. Vi lascio sempre in descrizione la pagina Facebook, che possiamo interagire anche lì volendo, dove comunque quotidianamente posto più cose, perché, come ripeto, sul canale metto un video al giorno, se riesco. Di solito possono passare anche 2-3 giorni, dipende da come sto impicciato io. Specie mo sotto le feste, non credo che riuscirò a fare tanti video. Penso che sarò un po' più attivo sulla pagina. Ma vabbè, detto questo, un grazie di cuore a tutti voi perché, raga, in veramente poco tempo siamo diventati 80 in un mese, non so pochi, eh. Grazie, ecco, anche a chi mi segue sulla pagina. Ci vediamo nel prossimo video. Buona giornata o buona serata, a seconda di quando lo vedete. Ciao!